Innanzitutto, Presidente, come l'ultima volta che è venuto in quest'Aula a parlarci sempre dello stesso argomento, la domanda che ci facciamo è a cosa servono incontri e sedute di Senato come questa? Perché se l'obiettivo è quello di venirci a raccontare le stesse cose che racconta Porta a Porta, allora io l'ho già sentito magari a Porta a Porta in qualche altro talk show. Se invece l'obiettivo è quello di venire in Senato e dirci esattamente quello che lei domani e dopodomani andrà a fare, allora anche oggi abbiamo abbastanza toppato. Innanzitutto, Presidente, vorremmo deplorare la decisione di prorogare le sanzioni alla Russia al 1° luglio. Anche in questo caso ve ne siete lavati le mani e avete abbandonato le aziende italiane al loro destino, salvo poi fare i simpatici con Putin quando viene in Italia. Però domani e dopodomani non lo tratterete e non ne parlerete. Si vede che avete argomenti più importanti rispetto alle problematiche che hanno i nostri concittadini e le nostre aziende. Domani sicuramente non parlerete dei nostri marò, perché poverini, sono due persone abbandonate al loro destino, e né lei né il suo governo e nemmeno i suoi colleghi in Europa si ricordano di due persone che stanno ancora nelle mani della giustizia indiana, che mi sembra di aver capito che forse sia più efficiente di quella italiana. Sulla questione Grecia, Presidente, la cosa che mi preme evidenziare è che anche in questo caso non ci piace essere presi in giro sul ruolo dell'Italia, perché a maggio 2015, non lo dice Centinaio ma lo dice il Corriere della Sera, l'Italia è stata classificata tra i 5 stati con maggiori squilibri e rischia l'apertura di una procedura. Quindi, se il penultimo della classifica va a fare la morale all'ultimo, forse è meglio avere un minimo di dignità, pensare a quello che non siete in grado di fare a casa nostra, piuttosto che andare a guardare quello che succede a casa d'altro. Sulla questione immigrazione, Presidente, visto che sulla Grecia non ha detto niente, non so neanche che cosa dire di più. Sulla questione immigrazione, lei ci dice che non è sempre in campagna elettorale, c'è qualcuno che lei non vuole parlare di qualcuno che specula sulle paure della gente. Io le ricordo che le elezioni la Lega in determinate regioni le ha vinte non perché parla di immigrazione, perché se più del 50% dei veneti hanno votato Lega anziché la sua candidata, un motivo ci sarà, e non è solamente per paura dell'immigrazione. Lei ci dice che chi arriva in Italia deve essere accolto. Ha perfettamente ragione, chi arriva in Italia deve essere accolto. Ma c'è una differenza abissale tra chi arriva in Italia e la Marina italiana che va a prendere i migranti clandestini, li chiami come vuole, come preferisce, direttamente sulle coste libiche. C'è una differenza abissale. Nel momento in cui la nostra marina militare, la nostra guardia costiera, la marina militare degli altri stati vanno in acque territoriali libiche a prendere direttamente sulle coste i migranti, allora vuol dire che noi ce li stiamo portando in casa. Non sono persone che arrivano, sono persone che noi andiamo a prendere. E c'è una bella differenza. Lei ci dice che chi ha diritto all'accoglienza deve essere accolto. Anche qui ha perfettamente ragione che chi ha diritto all'accoglienza deve essere accolto. Lo dicono tutti, l'ha sempre detto anche la Lega, Presidente, nonostante lei ci avesse sempre detto cose diverse. Qui sta già... mi sembra strano. Ma, Presidente, non possiamo passare dei mesi prima di identificare le persone. Nel 2014 170.000 arrivi, Presidente, 64.000 hanno richiesto la tutela e 21.000 l'hanno accettata e quindi l'hanno ricevuta. Noi ci chiediamo, quelle 150.000 persone che stanno girando per l'Italia indisturbate, grazie a chi stanno girando per l'Italia indisturbate? E la risposta è grazie a lei e al suo governo. Lei continua a parlare di rimpatri per i cosiddetti clandestini, ha perfettamente ragione. Il problema, che io le ricordo, che il governo
anzi che i governi, che il partito che lei presiede, quindi il Partito Democratico, hanno sostenuto negli anni, i fondi per i rimpatri li hanno praticamente azzerati. Quindi che cosa ci viene a raccontare? Le vada a raccontare queste cose alla festa dell'unità, non le racconti qui. Lei ci dice che i giovani d'oggi vedono la nascita del muro in Ungheria. Ha ragione. Il problema è che contemporaneamente i giovani americani hanno visto la nascita del muro tra il Messico e gli Stati Uniti, fatto tirare su dal vostro amico Obama. E contemporaneamente, e qua lo dico ai colleghi del Partito Democratico, a Padova i giovani padovani in passato hanno visto tirare su un muro da parte di un sindaco del Partito Democratico che voleva nascondere la parte della città dove c'erano i brutti, sporchi e cattivi e dividerla rispetto all'altra parte della città. I muri li tirate su voi, non ci venite a raccontare stupidaggini. Sull'accordo europeo, Presidente, non ne ha parlato, non ci ha parlato di come verranno distribuite le 40.000 persone, non ce l'ha parlato, non ci ha parlato della nuova iniziativa EUNAVFOR MED, dove noi andremo a finanziare con la cifra di 11,8, noi Europa, 11,8 miliardi di euro in due mesi, un'operazione che non serve assolutamente a niente. La prima fase sarà di raccolta di informazioni sugli scafisti, perché non sapete ancora da dove arrivano gli scafisti e come operano, dopo anni che siete lì a scaldare la sedia? La seconda fase è la cattura degli scafisti. Nella seconda fase sappiamo benissimo che il protocollo che andrete a firmare prevede che la seconda fase prevede un secondo accordo politico. Quindi spendiamo 11,8 miliardi di euro sapendo che gli scafisti non li possiamo toccare. Soldi buttati via per far vedere agli italiani che state facendo qualcosa. E termino, Presidente. Lei in passato ci dice che in passato l'Italia aveva in Europa il ruolo dello studente interrogato. È vero, ma oggi lei sembra quello studente che a casa fa credere ai genitori che va tutto bene, ma poi, come al solito, quando torna alla scuola europea, viene rimandato a casa tra i sorrisini dei compagni. Signor Presidente, l'Italia non è il suo paese dei balocchi. Renzi, bocciato. È iscritto a parlare? Prego. Cartelli, per favore. Assistenti, eliminatevi i cartelli. Si chiama all'ordine. A casa! Siamo all'ordine.